Come ho annunciato prima della pubblicità, una donna passionale, aggressiva, ma anche ingenua e fragile. Come si dice, una delle donne per le quali domani è sempre un altro giorno. Esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ripeto, chi lo sa. Ornella Vanoni. Che effetto ti fa, Ornella, sentire queste canzoni? Ma questa canzone io la canto da talmente tanti anni, sempre, che mi è come una pelle, come un'altra pelle. Ho tante pelli io, tutte le canzoni. Ma tu ne hai tante di canzoni nella tua carriera? Sì, sì, sì. Quante canzoni hai cantato? Non si può dire il numero. Pare, non voglio dire una scemenza, 400, non lo so. Neanche dai miei fan, che loro c'hanno tutti i numeri. Eleonora, tanti. Scateniamoci, signori amici del parterre, con Ornella Vanoni che chiude questa puntata e questo ciclo. Ah, prego. Senti, posso farti intanto un complimento? Sì. Perché bisogna fartelo. Questa è l'ultima puntata. Sì, sì. Delle... Beh, ti faccio i miei complimenti perché questa è una bella trasmissione. Grazie, brava, grazie. Brava. Che è cominciata dicendo, ah, beh, su Rai 1 non ce la fa. È andata salendo. Quindi io trovo che alla fine, le cose buone riescono ancora a trovare il loro spazio. Si può aver fiducia. Eleonora. Grande Ornella. Con questa voce così particolare, straordinaria, magica. Qualcuno al tempo del tuo esordio è vero che tentò di dissuaderti perché con questa voce avresti potuto forse recitare ma non cantare, è vero? Ecco, avevo solo un'obiezione sul forse. Ah. Nessuno mi ha detto forse. Ah, mi hanno detto che potevi recitare. E va bene, difatti ho recitato. Però quando sono entrata nel mondo della musica detta leggera, che poi è una cosa che a me non piace il termine, però in Italia si chiama leggera, io sembravo una matta perché venivo dal piccolo teatro, da Strella, avevo un tipo di atteggiamento e avevo anche una vocalità molto particolare che nulla aveva a che vedere con la canzone, se non con la canzone popolare di un certo tipo, e quindi ho fatto molta fatica. Intorno a me c'era una bolla, sai, come i personaggi di Penac. Ah, sì? I troppo belli o i troppo brutti c'erano sempre un vuoto intorno. Ornella, voce anticonvenzionale, personaggio anticonvenzionale. Beh, tu che ti intendi anche di musica. Sì, non so se ci siamo lasciati col tuo o con lei col tuo, perché siamo vicini di casa, perché lei sta in una casa bellissima vicino al Corriere della Sera, e quindi una volta gli ho Ti ho mandato un'email che tu non hai mai risposto. No, ma il libro mio è arrivato? Sì. Parliamo di fatti privati. Io ti ho mandato un'email. No, ci siamo... No, sono stato un... Sei stato via, sì. No, l'email non è mai arrivata, il libro sì, è già un buon punto. Domanda, però Milano, io sono un milanese, sì. Sono un provinciale internazionale, non un milanese, a differenza di te. Quindi Strella, per esempio, non l'ho mai conosciuto. Che tipo era? Proprio una breve... Era tutto teatro, solo, basta, finito. Cioè tutto teatro? Teatro. E non aveva... Sì, ma era teatro, Giorgio, era proprio teatro, la sua vita era teatro, è come... se la sua carne fosse teatro. E praticamente si muoveva anche come un teatrante, cioè non aveva momenti di sincerità, interpretava sempre un ruolo. No, gli aveva i momenti di sincerità, però era sempre teatro. Non so come dire, perché io credo che un grande artista sia quello che fa, è quello che fa. Un grande artista è quello che fa. Un grande scrittore è uno scrittore, sempre. Non si dimentica mai, è un appunto continuo, no? Alberto Bevilacqua. Era teatro, ma per te cos'è stato? Sarà stato anche amico, amante? Sì, per me è stato... Padre, maestro. È stato un incontro importantissimo perché sicuramente una ragazza di 19 anni che incontra Strehler, che ne aveva parecchi più di me, che era già un maestro, era dissidente comunista, era separato dalla moglie, non c'era il divorzio. Insomma, è stata una cosa non semplice per la mia famiglia, ecco. Non parliamo di Paoli questa sera, No. Ah, ecco. Allora, stasera parliamo di Paoli. Ecco, allora, parliamo di Strehler. Sì, è stato un incontro molto importante, che però mi ha dato tantissimo, forse troppo, e poi io sono
ho delle pretese sempre su di me eccessive, non lo so. Succede. Quando sei molto giovane forse incontrare personaggi così è straordinario, però anche non. Dunque, siccome lui ti ha avvicinato al cosiddetto repertorio della mala, c'è una cosa molto divertente. Quando tu hai partecipato a Sanremo per la prima volta, c'è un'ingenua gaffe che fece Mai Buongiorno nel presentarti. Guardiamola. Ornella Vanoni per molto tempo è stata un po' la cantante, la rappresentante delle canzoni della mala e si presenta a noi quest'anno perché vuol dimostrare che oltre a essere una brava attrice cinematografica e di teatro sa anche cantare. Insomma, non sapevi cantare come cantante della mala. No, ma guarda, Abbracciami Forte, una canzone tremenda. Tremenda, brutta? Sì. Cioè, quella non la canti mai, te la sei scordata? No, proprio, guarda. Vabbè, torniamo a te come attrice. Dunque, c'è uno sceneggiato televisivo molto popolare nella storia della televisione, che è Il Mulino del Po. Sì. In cui sei anche seduttrice. Vediamo. Sai che Bacchelli, quando ha visto la scena, sì, ha detto... Bella questa scena, ma era scritta lei, maestro, ma va? Venite. Bisogna fare come la volpe che non si vede dove è passata. Non sapete com'è curiosa la gente. E di che cosa deve essere curiosa? Questo me lo insegnerete voi. A barattare quattro parole tra uomo e donna si sta bene all'ombra e al fresco. Piano, badate. Imparate che fra uomo e donna succedono cose che nessuno deve vedere. E perché prendiate pazienza, intanto vedo questo. Uia. Mamma mia. L'ho lasciato basito. Mamma mia, l'hai lasciato... È crollato K.O. Senti, ma non ti è mai venuto... Adesso voglio dire, vedendoti recitare... Io tra l'altro ti ho visto sempre cantare e ti trovo fantastica, a parte che ti voglio molto bene, voglio dire... Ma eri fantastica veramente come attrice, forse non era una cattiveria, forse pensavano di dirti che potevi fare una cosa che sapevi fare veramente molto bene, perché la sapevi fare veramente bene, sì, l'attrice. Sì, cantavo veramente anche male, però va detto. No, ma è vero. No, guarda, io devo dirti, prima di farti la domanda, ho visto un concerto poco tempo fa, eravamo io, te e Beppe Grillo, non so se ti ricordi, sì, ma hai dato un'emozione pazzesca. Quindi... Non stiamo parlando di un paio di anni fa. Stiamo parlando di un quando anno... io cantavo... No, non si capiva più niente. Senti, tu in un certo senso sei sempre stata una donna, no, senza, togliamo in un certo senso perché sennò dopo lo togli tu, sei una donna aggressiva, passionale, forse anche un po', senso che penso che mi assomigli in questo, anche un po' autodistruttiva, violenta, questa tua passionalità non ti ha danneggiato nei rapporti sentimentali? La passionalità ha distrutto la mia vita, la passionalità è una specie di panzer, non porta da nessuna parte l'eccesso di passione. Una buona passione, sì. Te lo dici perché sei riuscita a risolverlo il problema o non l'hai risolto? Sono costretta a risolverlo. C'è un'intervista molto, molto sincera che tu hai lasciato sugli uomini della tua vita. Guardiamola. Ho avuto molti meno uomini di quello che si crede. Sono stata abbastanza fedele, nel senso che io sono fedele finché ho fede nella persona. Al momento che non ho più fede nella persona, mi lascio deludere, mi deludo anche troppo, e a quel momento sono disponibili altre storie. Per me ogni fine è un disastro, un fallimento immenso, e anche se è un amore finito per me, io soffro lo stesso. Una volta un altro fidanzato mi ha detto: come potremmo essere noi poco volgari sposandoci? Come potremmo fare per sposarci e non essere volgari? Poi la cosa è passata. Poi ho amato un uomo che avrei voluto sposare e che quando me l'ha chiesto era purtroppo tardi. Cioè io non volevo più sposarlo. Mi sembrava un suo gesto riparatore, come per dire: ti ho fatto del male, ti ho fatto soffrire, allora adesso ti sposo. Io proprio perché lo amavo, forse stupidamente, ho detto no, grazie. Beppe, compagno di quartiere di Ornella Vanoni,
Ti avevo detto, poi mi avevi detto, un giorno passo, sì, tanto me vengo lì, mangio qualcosa, passato, ma dove sei finito? Ma la vostra portinaia è lì, è di guardia, ci vede, ci prende per dei mole, mi fa, cosa vuole lei? Ma io sono un giornalista, lo dicono passa tutti. Passa chiunque. Vabbè, comunque il libro se l'è preso. Domanda secca, hai più ammiratori o ammiratrici? Perché a uno scrittore fai la domanda, insomma, bevi l'acqua, sono sicuro che una risposta allora, si sarà fatta un'idea. Nella manifestazione oggi, più donne che uomini. Più donne oggi che uomini. Prima tutti uomini. Non ero amata dalle donne. Non ero amata dalle donne perché mi proponevo appunto in questa maniera poco casalinga tra le cantanti italiane, no? Diversa. E quindi non mi vedevano di buon occhio le donne. Poi sono passati gli anni e io ho cantato anche... Ti vedevano come rivale. Come rivale. Ipotetica rivale, virtuale rivale. E io ho cantato rivale. Poi anche tante... Mi è servito anche cantare certe canzoni molto per le donne, perché ho fatto un discorso molto al femminile. Mi fermano più donne che uomini. Poi incontro dei signori che mi dicono, oddio, l'ho amata da tutta la vita. Alberto Bevilacqua. Senti, c'è una domanda che la gente si pone, ma credo tu abbia già risposto nei flash di quella bella intervista che è passata poco fa. In una tua canzone dici che gli uomini li hai amati sempre, ma capiti mai. È vero? Sì, questa è una canzone che ho scritto con Bardotti, che poi è anche il produttore di questo nuovo disco, perché c'è una produzione molto rapida, così, e che ha ritradotto tutte le canzoni di Baccarat. Perché gli uomini hanno sempre detto, io le donne non le capisco. Io anche io però gli uomini non le capisco. Fino in fondo non capisco. Non capisco cosa pensano poi in fondo. Siamo diversi. Siamo diversi. C'è una parte della donna che è sempre sconosciuta a un uomo e la parte di un uomo che sarà sempre sconosciuta a una donna. L'uomo italiano, questo nuovo uomo italiano visto da te in un modo buffo sicuramente. Gli uomini anglosassoni hanno sempre condiviso con le donne le cose così. Io una volta ho incontrato un signore anglosassone, dovevo incontrare un uomo così, che ha detto, vedi, mia moglie cucina benissimo, ma io la porto al ristorante, perché siccome ne stimo l'intelligenza, mi piace parlare, se no a casa lei continua a alzarsi. Questo sarebbe un cambiamento... È vero. Beh, i ristoratori... Eccezionale. I ristoratori italiani sono a casa che applaudono perché una voce tutte le sere. In questo momento sì, certo. Allora, veniamo alla tua ultima fatica, a questi sogni proibiti. Tu hai fatto molti dischi dedicati, diciamo, ai tuoi amici musicisti, no? A Vinicius De Moraes, a Tochigno, eccetera. Adesso ti sei collegata spiritualmente, diciamo. Sì, solo spiritualmente. No, sì. Ma lui ti ha mandato anche una sua canzone. Mi ha mandato una canzone, un inedito, che si chiama Love Steals the Answer. Allora, ed è Burt Bacharach. Bacharach, grande compositore, ha rivoluzionato il sistema della canzone e tu hai realizzato questi sogni proibiti. I pezzi sono tutti ritradotti da Sergio. Da Sergio Bardotti, che li ha curati appunto e li ha tradotti in italiano. Voi siete detti qua? Sì, va bene. Sì, torno là. Sì, siamo così. Ecco qui. Allora, non parliamo di Paoli, abbiamo detto, Ecco. Saltiamo l'argomento Gino Paoli, niente amante. Se mai parliamo di mariti, guarda. Io vorrei fare un applauso a Lucio Ardenzi, se me lo consenti. È morto. Il primo marito, appunto, perché è defunto da poco tempo e è un grande uomo di teatro. Di teatro. Sai che abbiamo raccolto... Come uomo di teatro, sì. Come uomo di casa, no. 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 È una donna proprio sincera, non c'è dubbio. Una donna si... Con noi suo abbiamo figlio? Un filmatino molto curioso, guarda. A Positano, Luna di miele di Lucio Ardenzi e di Ornella Vanoni. Bella la vita per la cantante della malavita. Sentite come la Vanoni modula le sue canzoni della malavita. Come le modula lei, non le modula nessuno. Grazie, modula Vanoni. Intervista volante. È vero che abbandonerà il suo classico repertorio? Non è esatto che io voglio lasciare completamente il genere della malavita. Io non voglio essere soltanto la cantante della malavita, vorrei fare un genere di canzoni nuove, d'amore per esempio. Non teme di perdere il suo pubblico? Ma io mi auguro di sì, tutt'al più perderò qualche carcerato e acquisterò qualche fan.
Siamo certi che con questi argomenti Ornella Vanoni in Ardenzi avrà sempre un largo seguito. Io vorrei fare un bel giro di domande nei confronti di Ornella Vanoni, tutti in giro. Vai, Eleonora, improvvisa, vai. L'hai perdonati gli uomini? Lo chiedo in maniera interessata, perché io ho qualche problema. Ah sì che li ho perdonati, guarda che il non perdono fa male. Sì, d'accordo, bisogna ma perdonare. Li hai metabolizzati, adesso ci convivi bene? Io non convivo con nessuno, per cui adesso... Ci convivi idealmente, diciamo, con l'idea dell'uomo. Prima dicevi che fino in fondo conoscerlo non è semplice per una donna, condivido appieno. A me non piace stare sola, io sono sola ma non mi piace. Preferisco qualche litigio, qualche cosa, no, insomma preferisco. Alba? Quello che mi piace tantissimo di Ornella è questa irrazionalità razionale, cioè lei oramai è conscia di quello che è razionale, ma in realtà rimane totalmente un irrazionale. Io vedo che poi nella tua analisi sei sempre feroce, per prima con te stessa, con gli altri, con te stessa, ma soprattutto l'incapacità di perdonare te, fondamentalmente, anche se ti conosci, ti capisci. Questo è un grande segreto, hai detto una cosa. Bisogna perdonarsi, se non mi perdono ma non posso essere... Ma che cosa è che ti sei veramente perdonato? Dov'è che sei veramente in pace con te stessa? È un momento di passaggio molto particolare questo della mia vita. Mi devo perdonare molte cose. Ma ce n'è una? Mi devo perdonare, per esempio, di avere pensato di essere, come posso dire, perenne come le nevi del Kilimangiaro. Invece non è così. Nella vita bisogna costruire in tempo. Beppe, in molte professioni, quando uno ha avuto molto successo, gli anni passano, è normale, vede arrivare alle nuove leve, capita che senta questo come un'insidia, una minaccia, un fastidio. Ti capita? No. C'è una nuova leva che amo moltissimo, che è Carmen Consoli, non mi mette nessuna ansietà. Sono felice che ci sia. Devo dire che le vostre generazioni hanno, in Italia, tu, Morandi, Celentano, pensavo adesso vengo dall'America, e c'è Bruce Springsteen che ho intervistato per la Rai, cioè, sì, e per il Corriere qualche settimana fa, che non è un ragazzino neanche lui, e poi in Inghilterra c'è Paul McCartney e c'è Bob Dylan, voglio dire, da sostituire siete anche complicati, bisogna dire. Ma io penso che sia dovuto al fatto che una volta per costruirsi un personaggio, una, che pubblico ti ci mettevi molto tempo. E come tutto è come Novecento, che col tempo tu entri. Oggi possono essere cose straordinarie, ma vengono dal mercato così strizzate, così bruciate, che crollano proprio anche, crollano psicologicamente. Alberto, tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito. Dice, sai, sento una grandissima nostalgia di qualcosa che non riesco a capire cos'è. Spero che questa nostalgia non mi lasci mai, perché mi dà dolori, ma anche delle fantasie bellissime. Sì. Ecco. E sei ancora con questo stato d'animo? Sì, certo. Che mi è sembrato poeticamente molto bello. Sì, i tuoi difetti quali sono? Noi abbiamo una... Dunque, io ho un difetto unico. 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 Che è l'ansia. Ma io sono una persona di un ansioso. E questa ansietà innesca avventatezza, velocità, strilli, urli, aggressività, sempre perché sono terrificata. Infatti oggi per partecipare al programma sei arrivata nel pomeriggio, hai voluto provare, ti sei chiusa in camerino, come se fosse una debilità. Aspetta, cioè io mi chiedo, ma io perché ho continuato a fare questo mestiere avendo una paura che non c'è proprio nella storia? Se no, ti giuro, Cocatrix una volta all'Olimpiada ha detto, io nella mia carriera una paura come la sua non l'ho vista mai. Quindi sei la più paurosa delle cantanti. Non è che sono paurosa, ha un'ansia terribile. E questo è un regalo che mi ha fatto, sai chi? Un rimbambito di un direttore di una scuola svizzera. Io avevo 11 anni. Allora, fino alla scuola, non andavo bene, dimenticavo anche la cartella sul tram. E lui chiama i miei genitori, e mi ricordo che lui era dietro la scrivania, i miei genitori erano davanti, e io ero dietro con la cartella, il cappello, con sottogola così. Lui dice, non mi sono mai sbagliato nella mia vita, credevo fosse intelligente, non lo è. I miei si sono voltati e mi hanno mandato in collegio. E io ho sempre pensato, io deluderò sempre chi crede in me. Geniale quel signore.
Ti ha guaiato. Mi ha guaiato proprio. Questo vecchio filmato forse non te lo ricordi. Per scoprire quali erano... La cugina di John Warwick. No, John Warwick, sì. No, un filmato in cui proprio si parla dei tuoi difetti. Tu non ne hai difetti. Tu hai detto che ne ho uno micidiale. Uno che... solo, insomma. Però c'era un vecchio filmato che ci riguarda di anni fa, un po' di... Vediamo, ho il gusto di vederlo anch'io, molto. Beh, abbiamo fatto questo piccolo ripasso. Alberto, Alba, Eleonora, Beppe, venite qui. Grazie. Al centro del nostro palcoscenico che io, interpretando il vostro pensiero, vorrei fare per questo debutto discografico, ennesimo debutto discografico, un omaggio alla grande Ornella. Sono le rose gialle che ti piacciono, è vero o no? Sì, mi piacciono. Ecco. E poi, auspicando, anzi, essendo sicuro che questo CD sarà un grande successo, una bella coppa di 900, lo do a te. A Ornella Fanoni. Pesante, eh?